quinta giornata del campionato di Serie A femminile puro bio, Futsal TV in campo per la gara tra Bitonto Calcio 5 femminile e Pelletterie. Renategna prova a scartare anche Pucci, non riesce però a superare l'estremo difensore del Pelletterie. Dall'altra parte il Pelletterie che va a segno, 1-0. Contropiede di Maione, 1-0 Pelletterie. Si va a prendere il pallone, poi Renategna, Lucileia, c'è spazio, Lucileia dentro per Cenedese, 1-1 subito Carolina Cenedese. Cenedese, Renatigna fa passare il pallone, Lucileia di prima intenzione prova a sfuggire con un gioco di prestigio all'avversaria, poi Diana Santos, il tacco, il pallone rimane lì dall'estremo difensore del Pelletterie. Cenedese fa filtrare il pallone, Renatigna, il palo di Renatigna. Paso Sanchez, Mansueto, Diana Santos, Lucileia si deve girare, lo fa benissimo Lucileia, 2-1 da campionessa per Lucileia. Brava la palla, 2-1, va Lucileia, palla per Renatigna, ancora Renatigna dentro il pallone, ancora Cenedese, arriva in mezzo Renatigna che la alza sulla traversa, è rimasta a terra Cenedese, palla in mezzo Castagnaro. Vince anche il secondo con Diana Santos, poi la staffilata. Lucileia, anzi da Renatigna, lo scarico per Diana Santos. Insegue il pallone Andresa, c'è Diana Santos su di lei, Andresa passa con una giocata, ancora Andresa, non riesce però a passare Castagnaro. Secondo tempo di Bitonto Calcio 5 femminile e Pelletterie. Al sinistro poi gira palla per Renatigna, Renatigna cerca lo spazio, Renatigna, 3-1. Gol di Renatigna che trova prima la traversa e poi il gol. Diana Santos dall'altra parte per Renatigna, ancora Renatigna dentro il pallone, Lucileia. Palla per Mansueto, cerca il tiro Mansueto, trova lo spazio per calciare. La rimessa del Bitonto, rischia tantissimo qui Mansueto, occhio ad Andresa, palla Gomez, poi il tiro di prima intenzione, a contropiede, transizione del Bitonto, via dentro il pallone, la zampata di Pucci, poi Renatigna calcia, ancora Pucci, Lucileia, 4-1, doppietta per Lucileia. Pucci qui non poteva fare molto dopo il doppio, grande intervento Cenedese, ancora un pallone recuperato da Cenedese, poi Renatigna, Mansueto, 5-1 Bitonto. Dilaga la formazione di Marzuoli, ancora una volta grande transizione con la Bitonto che recupera l'ennesimo. Sanchez, palla dentro in bocca però a Castagnaro, può andare a calciare dalla distanza Castagnaro. Palla recuperata dalla Pelletterie, la conclusione dalla distanza di Sanchez. Arriva il fischio finale, Bitonto che supera 5-1 il Pelletterie.